Con un grande successo di pubblico e ottima musica, si è conclusa la 12ª rassegna musicale del Progetto Vale, con tante novità in questa edizione. Ci siamo un pochino svincolati da quella che era la regola degli anni precedenti, cioè di ospitare soltanto studenti universitari. E questo ci ha consentito addirittura quest'anno di stare intorno ai 20 anni come età media. Un'altra buona innovazione, a mio avviso, è stata quella di premiare tutti quanti i partecipanti, perché la competizione tutto sommato non giova, non favorisce la musica, anzi rischia quasi di ostacolarla. E quindi premiando tutti, sia pure in modo leggermente diverso quest'anno, forse l'anno prossimo aggiusteremo ancora il tiro con dei premi uguali per tutti, ha consentito anche una maggiore serenità sul palco e a fine concerto. Inoltre ci siamo spostati un pochino fuori dal centro storico per dare un segnale forte, perché l'aggregazione ovviamente non può riguardare soltanto il centro, la movida notturna e tutto il resto, ma anche il recupero e la valorizzazione di tutti quegli spazi esterni, per esempio a San Demetrio, questo teatro bellissimo, il Teatro Nobel per la Pace, che ci ha ospitato con successo. E ad avvalorare questa scelta abbiamo voluto un ospite proprio di San Demetrio, un giovanissimo, talmente giovane che non ha potuto partecipare al concorso, però è stato comunque ben gradito al pubblico e ha mostrato tutte quante le sue grandi potenzialità, Marco Barone. Il successo della serata, ha detto il presidente Cerolini, è stato determinato dalla grinta e dall'originalità dei tre partecipanti. Gli Shades, primi classificati, hanno avuto il favore della giuria grazie ai loro arrangiamenti raffinati e coinvolgenti. Maria Pucci, seconda classificata, ha catalizzato l'attenzione del pubblico con la sua voce vibrante e le canzoni composte in italiano. Lithium Quartet, terzi classificati, i cui ritmi per potenzialità e simpatia lasciano prevedere un futuro davvero interessante. Tutti i finalisti hanno le idee molto chiare sul loro futuro, così come l'associazione Laboratorio Dietro le Quinte. Il prossimo obiettivo è un progetto intitolato L'Aquila che Vale, in cui la musica è solo una delle componenti. Il progetto prevede infatti il recupero di contributi audiovisivi con approfondimenti sui percorsi intrapresi da alcuni dei circa 200 musicisti partecipanti alle varie edizioni, i quali hanno preso strade professionali e grandi carriere musicali, anche internazionali. Il progetto L'Aquila che Vale sarà anche la memoria di locali, strade, eventi, punti di aggregazione che non esistono più. Ci sarà un'opera multimediale che sarà completata per la primavera 2019, decennale del terremoto, presentata per la 13ª edizione della rassegna. L'Aquila che Vale intende recuperare anche dei frammenti in questo decennio così tormentato, l'anno prossimo è il decennale del sisma, recuperare dei frammenti con delle interviste, delle testimonianze di tanti addetti ai lavori, oltre che giovani fruitori dei concerti, che non solo hanno partecipato a grandi eventi, no? Basti pensare alla Mannoia o tanti altri che sono venuti qui all'Aquila, ma che sono stati proprio protagonisti di tante piccole iniziative in posti più o meno autorizzati, più o meno comodi, ma che comunque rischiano di andare persi a futura memoria. Noi vorremmo lasciare una testimonianza, un'opera multimediale che racconti senza nostalgia, ma semplicemente con affetto, tante storie che speriamo presto saranno superate, ma che comunque fanno parte di una generazione, di un periodo ben preciso.